Buongiorno, benvenuti al Caffè della Stampa di Domus. Ho il piacere di fare una chiacchierata con Ippolito Pestellini Laparelli, fondatore dello studio 2050+ a Milano, con un passato criminale presso Oma in Olanda, di cui poi magari ci dirà qualche cosa. E uno studio che, poi veniamo al titolo di questa conversazione specifico, ma che si occupa esattamente del tema che ci aveva proposto Cersaie, cioè lo spazio architettonico. Prima di entrare nel merito di questo tema ampio e complesso, però ci spieghi perché hai scelto questo titolo? Complessità e contraddizione, che, sì. È, che in realtà è un pezzo di un titolo, certo. Di un libro. Sì. Intanto grazie dell'invito. Il titolo è il titolo di un libro molto famoso, Complessità e contraddizione in architettura, di Robert Venturi, che era diventato, come sai perfettamente, un manifesto, diciamo, del postmoderno. Calato in una conversazione, nella conversazione di oggi, è un po' il modo in cui noi guardiamo la nostra pratica persone interessate allo spazio in senso espanso. Il libro, diciamo, parlava di complessità e contraddizione partendo dal presupposto che l'architettura e ogni progetto dovessero avere una dimensione olistica, cioè avere a che fare con la totalità, col presente, il passato, il futuro, con le realtà materiali con cui l'architettura e la disciplina in generale si confrontano, con le diverse dimensioni di alterità, quindi la natura, l'ambiente, la tossicità in qualche caso, e le diverse culture. E era un manifesto all'epoca chiaramente antimodernista, quindi che riconosceva l'importanza, diciamo, delle realtà che coesistono nel fare progetto. E in un certo senso il nostro studio lavora su queste dimensioni e lo fa attraverso, diciamo, progetti che sono in qualche caso classicamente di architettura, soprattutto di conservazione, ne abbiamo parlato prima, ma lo fa anche attraverso progetti che sono di ricerca, editoriali, di film, di scenografia, di collaborazioni con artisti, quindi noi abbiamo, diciamo così, un ecosistema di attività che è molto ampio e molto diversificato. Sì, quindi lo spazio architettonico è tutte queste cose? Lo spazio architettonico, o lo spazio in generale, è una lente. Noi lo consideriamo una specie di caleidoscopio che non necessariamente porta a un progetto costruito. Nel senso che chi si occupa di spazio può sedersi ai tavoli in cui gli architetti spesso non sono presenti per portare la propria prospettiva spaziale in altre discipline, a contatto con altre discipline. Come ti dicevo, io mi sono occupato per esempio in accademia molto della materialità dei dati, cioè di come le infrastrutture tecnologiche si manifestano nell'ambiente costruito, ed è un territorio in cui gli architetti raramente sono presenti. Questo vale però anche in altri campi. Noi lavoriamo spesso al servizio della curatela per molte istituzioni culturali in Italia ed in giro per l'Europa, e lavoriamo a fianco ad artisti o curatori cercando di tradurre i progetti e i contenuti curatoriali usando, diciamo così, la nostra pratica allestitiva di scenografia come un atto critico, e quindi trasformandolo in spazio, ma uno spazio che supporta i contenuti di una mostra, supporta i contenuti di una performance teatrale, o a volte per esempio diventa un film per analizzare le città in particolari momenti storici. Per esempio il nostro studio, il primo progetto che abbiamo prodotto è stato un film, non un progetto di architettura, nel 2020, in pieno Covid, ed era un progetto che guardava la città di Milano attraverso la lente dei riders, cioè di chi faceva deliveries, per appunto, attraverso le varie piattaforme che siamo abituati a usare quotidianamente, perché i riders in quel periodo erano una tra le pochissime categorie presenti in città e che quindi avevano una prospettiva sulla città assolutamente inedita, e ci interessava raccontarla, quindi raccontare quel momento storico. Abbiamo raccontato lo spazio, non abbiamo raccontato altro.
l'abbiamo fatto con la lente, diciamo, di chi fa architettura, ma senza costruire, semplicemente analizzando. Riders in inglese è più sexy di fattorino. Delivery rider, sì, eh? È più sexy di fattorino. Sì. Però di quello si tratta. Di quello si tratta, sì. Stanno passando dietro di noi delle immagini che vorrei che ci spiegassi, e in questo modo arriviamo anche all'approccio nei confronti dell'architettura, cioè del costruito. Che cos'è il costruito oggi e che cosa vuol dire costruire oggi e perché sostenete che forse non bisogna più farlo? No, non è che allora non sosteniamo assolutamente che non bisogna farlo, ma bisogna riportarlo ad una dimensione molto critica. Le slide che vedete qui sono delle slide che provengono dall'iniziativa di cui facciamo parte su scala europea, che si chiama House Europe, che è un'iniziativa che nasce in Germania, l'iniziatore Arno Brandluber. Noi siamo uno dei pochi studi in Italia affiliati a questa iniziativa, e che fondamentalmente sta cercando di costruire un'architettura legislativa a scala europea, e quindi abbastanza omogenea, trasferibile da paese a paese, che faciliti il recupero e la conversione di architettura esistente. Questo partendo dal presupposto che diciamo il recupero dell'esistente significa anche recuperare l'energia grigia che è immagazzinata in qualsiasi manufatto costruito. E quindi metterla, diciamo, a servizio di un futuro programma, di una futura architettura, eccetera. Il principio fondamentalmente è che non tanto in Italia ma in tanti altri paesi europei, attraverso, diciamo, la speculazione che nasce dalla speculazione di tipo finanziario, c'è una tendenza a demolire e ricostruire in maniera piuttosto intensa, e questo significa perdere una serie di materiali in cui si è già immagazzinato un grossissimo dispendio energetico. Quindi House Europe cerca fondamentalmente di trovare dei modi in termini di policy making, quindi di costruzione di una legislazione efficiente, che faciliti invece il recupero di patrimonio esistente e che lo renda conveniente soprattutto. Qui vedete alcune slide, questi sono Lacaton e Vassal che fanno parte per l'appunto dell'iniziativa, Herzog e Lemuron che fanno parte dell'iniziativa, quindi noi facciamo parte, diciamo, delle pratiche giovani all'interno però di un sistema di studi anche molto blasonato che ha cominciato ad abbracciare questa come una forma, diciamo, di attivismo nei confronti di un patrimonio esistente europeo che è enorme e che dovrebbe essere utilizzato al suo massimo potenziale. Faccio un esempio, prima noi parlavamo del peso energetico, diciamo così, energetico della produzione di cemento, che spesso viene, diciamo, fatta in posti, aree del mondo che si possono o decidono di prendersi sul proprio groppone, diciamo così, il peso di queste produzioni, ecologico, economico, sociale, eccetera. Pensate cosa significa, per esempio, demolire un intero edificio, perdere tutto quel patrimonio energetico concentrato all'interno delle sue strutture di cemento armato e ricostruire. Adesso gli edifici vengono valutati da zero, cioè per cui si fa un edificio al suo bollino LEED, ma non si considera quando si demolisce il ciclo, diciamo così, olistico da un punto di vista energetico che è legato anche alla demolizione e smaltimento di tutto quello che deve essere azzerato e trasportato via. Quindi, diciamo, House Europe parte da questi presupposti. Se dobbiamo considerare un futuro da un punto di vista ambientale, economico e sociale più virtuoso, gli architetti possono, diciamo così, essere fautori, vettori di questo tipo di trasformazione, anche partendo, diciamo, dal design, diciamo, di alcune leggi che possono facilitare questo riuso. Ti facevo un esempio, no? A Milano è stato demolito recentemente un edificio storico, tra l'altro riconosciuto dalla sovrintendenza, che era un edificio di Arrighetti in Largo Treves, un edificio del comune, quindi che è stato venduto a uno sviluppatore in pieno centro, con una sua, diciamo così, organicità da un punto di vista, diciamo, della composizione, eccetera. È stato demolito interamente, strutture in cemento armato, eccetera, quindi tutto quel patrimonio energetico è stato semplicemente buttato via, per ricostruirci sopra, ed è adesso in fase di costruzione, un edificio residenziale di alto lusso che verrà venduto a 25.000 euro al metro quadro.
questo urca, esatto, quindi queste, diciamo così, sono dimensioni che intrecciano, diciamo, diversi livelli di lettura, quello speculativo, quello finanziario, quindi il recupero del patrimonio storico, anche del patrimonio storico moderno o più recente, è un modo anche per arginare meccanismi speculativi di questo tipo. E noi abbiamo deciso di partecipare perché molta parte della a questa iniziativa, perché la parte di produzione architettonica del nostro studio si occupa soprattutto di edifici esistenti, quindi di recupero di patrimonio storico moderno. Ecco, ma in Italia sembrerebbe esserci una maggiore cultura del recupero, della conservazione, cioè noi abbiamo una tradizione storica per il patrimonio che abbiamo di conservazione e ristrutturazione, ma c'è anche dal punto di vista legislativo questa cosa è favorita, in che misura? No, l'Italia è un caso per certi verti virtuoso, esistono, come insomma, è comunemente conosciuto, diverse agevolazioni a cui si può accedere, eccetera. Culturalmente parlando, però, è vero che c'è, diciamo così, un'attenzione ossessiva al limite del nostalgico nei confronti del patrimonio storico in termini classici, quindi non moderno o, diciamo, degli edifici che sono stati costruiti a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dagli anni 50 in poi, quindi del dopoguerra, che invece in altri paesi europei hanno, diciamo così, sono stati soggetti ad una maggiore attenzione. Iniziative come il Docomomo sulla conservazione del patrimonio moderno, eccetera, sono nate all'estero, non da noi. Detto questo, diciamo che le slide che facevo vedere prima, alcune riportavano alcune statistiche molto interessanti. Se uno guarda all'Europa, le fette di mercato che riguardano, diciamo così, il mercato edilizio che riguardano il patrimonio edilizio di recupero rispetto a quello di nuova costruzione, sono divise tra 50% e 50%, quindi il mercato ha una equa distribuzione. In Italia questo invece è, questa proporzione è sbilanciata verso il recupero del patrimonio edilizio all'84%, quindi l'Italia è già un caso virtuoso in questi termini. Allora, prima di tornare poi nello specifico, ma questo gruppo di architetti a livello europeo riesce a fare, detto proprio fuori dai denti, lobbying in Europa? L'idea è, parte come qualsiasi referendum di scala europea, quindi parte da una raccolta firme. Ecco, questo è importante. Esiste una raccolta firme, basta andare sul sito di houseeurope.eu e vedere come poter partecipare a questa iniziativa. Peraltro verrà lanciata tra poco a Berlino al pubblico, anche se, diciamo, sotto traccia già esiste, ne stiamo parlando adesso, però esiste, diciamo così, in varie università, in vari nuclei accademici, eccetera, e come vi dicevo ha dei testimonial, diciamo, di eccezione, perché è una realtà con cui bisogna confrontarsi in maniera virtuosa, come dicevo. E quindi? Più che lobbying è forse un'attività ai margini dell'attivismo. Beh, pensando agli architettoni che ci sono, fa piacere, no? Che ci sia una consapevolezza sempre maggiore nella cultura degli architetti di oggi, che forse non si può andare avanti così su tutto sempre. Ma io parlavamo di generazioni prima, no? Prima di questa, diciamo, il XXI secolo è iniziato da 24 anni. Se noi guardiamo al XX secolo e quanto era successo nei primi 25 anni in termini di movimenti culturali, trasformazioni anche dell'industria, diciamo così, è come se fossimo in ritardo rispetto al secolo passato in termini di trasformazione di alcuni paradigmi di produzione che devono essere ripensati a livello culturale. E io, diciamo, noi un po' per scelta, io lavoravo in un grande studio e ne ho viste a un certo punto un po' i limiti, diciamo, degli spazi di manovra rispetto alla possibilità di portare innovazione su progetti nuovi di grandissima scala che sono soggetti a tantissimi parametri, tantissime forze esterne che limitano, marginalizzano, diciamo, l'architetto, lo studio in una posizione molto difficile di negoziazione rispetto, diciamo, a tutti i problemi urgenti con cui l'architettura si comporta.
Per cui quello che è cambiato, per esempio l'ultima biennale di architettura ne ha fatto quasi un manifesto, è cambiata molto negli ultimi 10 anni la composizione degli studi. Adesso lo studio medio in Europa è fatto da 5-6 persone, molto spesso quelli nuovi che sono nati adesso sono legati a progetti accademici o attività di ricerca accademica e riescono, diciamo, a negoziare il rapporto fra la pratica disciplinare e la pratica teorica in maniera molto più fluida, però ad una dimensione un po' più piccola, che però consente poi di fare dei progetti. Però mi viene da dire, ci sono molti studi che non si occupano per niente di teoria, fanno la pratica e della teoria non si preoccupano molto, cioè semmai aspettano che altri, i critici piuttosto che gli storici, valutino il loro lavoro. E quindi in che senso invece ritieni che sia importante occuparsi anche di teoria? Cioè è una tua propensione? È qualcosa che è inerente alla professione, secondo te? Non credo si possa prescindere dalla dimensione teorica. Se si vuole, diciamo così, se si vuole avere una posizione critica rispetto alle cose che succedono. Questo, per esempio, è un progetto che noi abbiamo fatto, di cui ci siamo occupati qualche anno fa, che è la trasformazione della famosa Rinascente di Franco Albini e Franca Elga a Roma. E questo progetto è nato nell'archivio Albini. Non è nato, diciamo così, dall'analisi del manufatto nelle condizioni in cui l'abbiamo ereditato, è nato da uno scambio molto intenso con l'archivio Albini, con tutti i documenti storici, con chi aveva scritto e lavorato a questo edificio, prima di trasformarsi di fatto in un progetto. Quindi è stato un processo molto oneroso da un punto di vista, diciamo, di tempo, dello sforzo, dell'attenzione, però era anche un'architettura che dal nostro punto di vista lo richiedeva, per via del ruolo che ha avuto, eccetera. Quindi un approccio filologico, almeno in parte? In parte sì, però per esempio nel caso di questo edificio il ruolo dell'archivio è stato fondamentale, perché l'archivio conservava tutte le versioni del progetto, comprese quelle non costruite, quelle bocciate dalla sovrintendenza, che sono servite a costruire il nostro argomento nei confronti delle autorità competenti, quindi della sovrintendenza di Roma, riguardo per esempio all'innesto di un corpo nuovo, che però veniva fatto sul tracciato di una versione non costruita da Albini, che era stata in parte già approvata negli anni 50, eccetera. Quindi è un lavoro quasi forense, in un certo senso. La storia è un lavoro forense. Questo è interessante. No, è interessante perché poi è diventato, cioè, come dire, lo avete realizzato, non è rimasto soltanto un esercizio teorico, no? Quindi in termini poi di approccio avrete dovuto lavorare su nuovi materiali, perché immagino che quelli degli anni 50 non fossero più o reperibili o a norma o interessanti dal vostro punto di vista. Beh, qui la cosa, diciamo che questo progetto in particolare si basava in parte sul ripristino di alcune caratteristiche originali del disegno di Franco Albini e Franca Elg, perché, parentesi di genere, Franca Elg è stata nominata molto tardi rispetto a questo edificio, mentre invece fu la progettista principale di questo edificio. Alle donne succede. Lo so, però insomma bisogna sottolinearlo, eccetera. Bravo. Un punto femminismo. Vabbè. Però per esempio qui la cosa che è cambiata è che le modanature famosissime raccontate da Ernesto Nathan Rogers, eccetera, così di facciata, che servivano a far passare le canalizzazioni, non erano più in funzione quando siamo arrivati noi, e viste, diciamo, le quantità di piogge che avvengono quasi subtropicali, che vengono oggi a Roma, non le abbiamo potute utilizzare come erano state utilizzate nel progetto originale. Quindi tutto il lavoro è stato quello di nascondere la parte impiantistica in maniera tale che non stravolgesse il disegno del progetto originale, e concentrarsi invece sull'innesto di alcune cose nuove, perché così come questo era un nuovo tassello all'interno del tessuto urbano di Roma, anche il nostro progetto si è manifestato attraverso l'innesto di qualcosa di nuovo, diciamo, seppur insomma, disegnato all'interno, diciamo, della partitura di facciata dell'edificio originale,
senza nascondersi dietro un dito. Quindi su alcune cose noi abbiamo lavorato in termini di ripristino, su altre invece abbiamo dichiarato l'intervento come un ulteriore punto nella storia di questo edificio, pensando che la storia, e anche questo è un punto di domanda, abbia un decorso lineare, perché non sempre ce l'ha. Forse no. Forse no. E questo è sempre lo stesso progetto, sì. Gli interni, anche qua avete lavorato sui materiali? O... Sì, lì in quella foto di quella scala abbiamo riutilizzato alcuni materiali che i progettisti avevano utilizzato anche in altri progetti, tra cui la metropolitana milanese, la gomma bolle, eccetera. Questa è importante, questa immagine, perché quando siamo arrivati c'era un'idea molto moderna all'interno di questo edificio, che era quello di far vedere i flussi, e quindi era un edificio che parlava di flussi di prodotti, ma parlava anche di flussi di persone, all'epoca di dati, l'Olivetti si affacciava sul mercato negli stessi anni, eccetera. Questa facciata era stata completamente opacizzata, noi l'abbiamo restaurata per riportare quell'idea in auge, diciamo. Sui materiali, sull'esterno si è recuperato tutto il Silipol, famosissimo, è stato ripulito, la carpenteria metallica è stata rivista. Ciò che è cambiato molto, si vedrà in alcune immagini, è l'ultimo piano dove noi abbiamo spellato parte della copertura per ospitare un nuovo ristorante, e lì a terra abbiamo lavorato con dei materiali che ceramici peraltro, che si rifacevano un po' delle texture dell'edificio all'esterno, come in termini di colore, di granulometria. E poi lo sforzo all'interno è stato quello di recuperare anche i materiali d'archivio di Pagani, che si era occupato del design degli interni, quindi anche all'epoca Albini e Helge non avevano progettato gli interni, quindi noi abbiamo rivisto i materiali storici degli interni e abbiamo ripreso per esempio questa idea di un soffitto grafico, così come era stato pensato all'epoca. E avete incontrato delle resistenze? No. Questo è interessante. Infatti anche pensavamo effettivamente che fosse un caso che poteva essere estremamente contestato e contestabile, però che la meccanica del processo, partendo dall'archivio e coinvolgendo sul lavoro d'archivio la sovrintendenza di Roma dall'inizio, ha fatto in modo che il progetto nascesse come frutto di una conversazione sui materiali d'archivio e quindi sulla storia dell'edificio, per cui non andando a spada tratta a difendere un design d'autore nei confronti di un'autorità che fa un lavoro molto difficile, perché occuparsi di sovrintendenza a Roma è molto molto complesso, ha aiutato ad andare molto rapidamente all'interno del percorso, per cui è stato, lo posso dire molto francamente, presentato pubblicamente come progetto, discusso molto rapidamente dalla sovrintendenza, i permessi sono arrivati senza grosse frizioni, però grazie al fatto che sono stati coinvolti molto dall'inizio tutti gli attori che servivano a essere coinvolti. Quindi parliamo di processi virtuosi sostanzialmente. Parliamo di processi inclusivi. Inclusivi, bella parola. Quindi nel tuo studio lavorano anche persone che non sono architetti? Nel mio studio metà delle persone che lavorano per il mio studio non sono architetti. Quindi una delle mie socie, chiamiamola in questo modo, anche se sono termini che non ci piacciono, però ha studiato scienze politiche a Cambridge, fa la curatrice, ha fatto un master di arte contemporanea a Maastricht e si occupa di tutti i progetti più curatoriali. Abbiamo un filmmaker, un programmatore che si occupano di tutti quei progetti in cui lo spazio viene applicato in altri ambiti. E questa poi, cosa deriva dalla tua esperienza presso OMA? Sì. Sì. Questo è interessante, su come possono essere strutturati oggi gli studi, the practices. Allora, io sono stato in Olanda per circa 15 anni, quindi sono entrato in studio da OMA quando avevo 25 anni, subito dopo la laurea, e sono entrato da stagista. E dall'inizio ho lavorato in un ambito un po' a metà
fra l'architettura e la non architettura, cioè quella dimensione dello studio che viene chiamata AMO e che si occupa per l'appunto di applicare il pensiero spaziale ad altri ambiti, quindi a fare ricerca, a produrre output diversi legati soprattutto a media, mostre, libri, collaborazioni con istituzioni di ricerca, eccetera. Ed è una cosa che ho portato avanti, diciamo, questa specie di zona lavoro in quest'area grigia, diciamo, tra il costruito e il non costruito, che mi ha seguito per questi 15 anni, perché io poi sono diventato architetto, associato, poi sono diventato partner dal 2014, poi ho deciso di andarmene. Però in quell'ambito, diciamo che grazie all'impulso di Rem, che ha avuto questa idea geniale in realtà all'inizio degli anni 2000 di lanciare una cellula di ricerca all'interno dello studio, che poi diventava chiaramente anche un modo per entrare in ambiti commerciali che per gli architetti erano un po' estranei, quindi la cellula AMO, cioè la cellula di ricerca, io ho semplicemente trasferito quel tipo di modo di lavorare che, con cui ho convissuto per 15 anni ad una scala diversa a Milano. Per cui, diciamo, i lavori che facciamo stanno in quel solco, la struttura dello studio è un po' quella che io ho conosciuto, ma ad una scala più ridotta. Quindi sembrerebbe, da quello che dicevi prima e quello che hai detto adesso, sembra che ci sia una sorta di come dire, coincidenza tra un modello di studio aperto e il tipo di progetti che poi lo studio riesce a fare. Sì, nel senso che per noi è una questione anche un po' di sopravvivenza o di intersezione con diversi tipi di mercato. E penso che noi, come molti altri studi, diciamo, della mia generazione, abbiamo ormai diversificato molto il tipo di progetti che facciamo, e per cui in parte facciamo progetti di architettura in termini classici, chiamiamoli, e in parte ci occupiamo di una serie di altri progetti che sono, diciamo così, legati alla scenografia, ai media, eccetera, sì, che però rappresentano di fatto una quota parte molto ampia di quello che facciamo, per cui il team si è strutturato rispetto a queste necessità, fondamentalmente. Ma quindi complessità e contraddizione nello studio, che cosa significa oggi? Secondo te, se dovessi parlare a dei ragazzi giovani che stanno studiando, cosa gli diresti di, rispetto alla professione, no? Rispetto alle possibilità? Beh, forse due cose fondamentalmente. La prima è di non perdere un senso di urgenza, cioè di fare progetti in cui uno può credere, che hanno una dimensione politica, progetti o processi, perché anche House Europe è una forma di attivismo, ma è un processo, non è un progetto vero e proprio, meglio è un progetto di diverso tipo. La seconda è di non avere paura della schizofrenia, nel senso che forse la terza parola che potevo aggiungere era complexity, contradiction and schizofrenia, perché a volte, diciamo, se guardo a i tipi di processi che coesistono all'interno dello studio, noi abbiamo magari un progetto in esecutivo e a fianco qualcuno che sta sviluppando un film per una mostra e a fianco qualcuno che sta sviluppando un ambiente digital di gaming per un'altra mostra ancora. E tutte queste cose in realtà sembra che non si parlino, ma in realtà hanno molto più a che fare di quanto si pensi. Vanno semplicemente messe a contatto, bisogna costruire, diciamo, dei ponti in cui la comunicazione fra tutti questi domini diventi il più osmotico possibile. Questo però prevede una conoscenza dei materiali di ciascuna di queste discipline molto ampia, e mi spiego quando dico materiali, probabilmente forse oltre che materiali media, nel senso, se tu mi dici sto preparando un lavoro sul gaming, beh, non è la stessa cosa che occuparsi della portanza di una trave in acciaio, no? Quindi come si compenetrano queste conoscenze? Perché qualcuno dovrà pur tirare le fila. Chi è questo qualcuno? Che figura è? Che competenze ha? Allora, qualsiasi tipo di progetto è il frutto di una conversazione. Diciamo, il mio ruolo all'interno dello studio è quello di un editor, art director, chiamiamolo così,
decisamente non quello di un architetto in termini classici che fa uno schizzo, lo lascia su un tavolo o indica come sviluppare un dettaglio, eccetera. Ovviamente io guardo tutte queste cose, però le conoscenze attraverso tutti questi campi sono filtrati da persone che sono esperte rispetto ai campi specifici. Dopodiché è vero che ho avuto una formazione a livello professionale molto generalista, perché ho avuto un'esperienza di 15 anni in cui lo spettro di progetti a cui sono stato esposto, ma anche di esperti a cui sono stato esposto, è stato molto ricco, diciamo, e ne abbiamo fatto una pratica. Ma quello che vorrei dire è che noi non ci proponiamo di essere i migliori architetti sulla piazza o i migliori filmmaker sulla piazza o i migliori art director sulla piazza o i migliori game designer sulla piazza. La nostra specificità è di tenere insieme queste cose e di fare in modo per dire che lo spazio che progettiamo è altrettanto rilevante nella materialità fisica tanto quanto in quella digitale, per esempio. Quindi siamo sicuri che ci sono dei game designer più bravi di noi o degli architetti più bravi di noi, ma forse quelli stanno in maniera molto disciplinare fermi nei loro campi di lavoro, diciamo. E quindi se dovesse arrivare un grosso progetto, che ne so, dalla Cina, dall'Arabia Saudita, da Boston o da Dallas, come si farebbe? Che tipo di progetto? Un progetto grosso, un progetto in cui devi costruire e non ti basta prendere un oggetto già costruito e rivederlo, rivivificarlo, ristrutturarlo, ma oppure questo è impossibile perché il mercato è segmentato, no, e quindi non arriverà mai, allora, al vostro studio. No, è arrivato anche, però ci siamo trovati a rifiutarli. Perché? Perché anche se, diciamo così, le condizioni economiche possono essere potenzialmente molto interessanti, presuppone una struttura che personalmente non voglio avere, in questo momento quantomeno. Una struttura professionalizzata, diciamo, non che non siamo professionali, siamo super professionali, però i tipi di progetti che facciamo sono progetti che possiamo mantenere sotto una certa forma di controllo e svilupparli come pensiamo debbano essere sviluppati. I progetti molto molto grandi sono progetti che per geografia, per economia coinvolta, per appunto quantità di specializzazioni, non sono progetti adatti a noi, per cui a me è capitato, anche in virtù del network sviluppato nel corso, diciamo così, degli anni olandesi, di essere contattato da quelle zone del mondo, dal Medio Oriente alla Cina, al sud-est asiatico, per fare progetti molto grandi. E ho avuto il fortissimo dubbio di dire ok, buttiamoci in questa cosa e diventiamo anche noi una global firm, uno studio che lavora a livello internazionale, 50 architetti, eccetera. Però poi mi sono chiesto in che modo, facendo quei progetti, potevo portare una dimensione innovativa al nostro pensiero o alla nostra pratica, e non ho avuto una risposta, e quindi la risposta me la sono data: non erano i progetti per noi in questo momento. Adesso stanno scorrendo delle immagini del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, ma nello stesso tempo sul vostro sito c'è anche un progetto per l'Ucraina, per Kiev. Ci racconti un po' cos'è questa vicenda russa-ucraina, che in questo momento è una vicenda calda, di stretta attualità? Allora prima dell'invasione russo-ucraina, noi siamo stati contattati in parallelo per curare il padiglione russo alla Biennale di Venezia, l'ultimo padiglione russo che si è manifestato come tale, diciamo. E la curatela presupponeva anche un processo di ricostruzione e trasformazione del padiglione stesso. Era un progetto che è stato molto affascinante perché abbiamo coinvolto una comunità di operatori culturali russi con cui ero già in contatto, perché avevo già lavorato tanto lì, molto ampia, che hanno partecipato prima ad una versione online di questo progetto e poi alla sua versione fisica, diciamo.
Ed è andato bene, abbiamo preso una menzione prima che poi collassasse tutto il sistema e tutti i miei amici, diciamo così, russi sono dovuti scappare quasi immediatamente, perché ovviamente, come potete immaginare, chi opera dalle grandi capitali, Mosca, San Pietroburgo, in ambito culturale, sono le prime vittime di un regime molto complesso. In ogni caso, in parallelo ci avevano contattato dall'Ucraina, o meglio da Kiev, si chiama Baminyar Holocaust Foundation, cioè la fondazione che si occupa di ricostruire la memoria di un evento storico tragicissimo, cioè quando durante la Seconda Guerra Mondiale 48.000 ebrei di origine ucraini di origine ebrea erano stati uccisi in soli 3 giorni dalla macchina, diciamo, di sterminio nazista e seppelliti all'interno di quello che adesso è un parco, una grande ravina. E in quel caso, diciamo, quello è stato era un progetto in cui eravamo coinvolti insieme a tanti altri architetti internazionali. L'Holocaust Foundation, praticamente quello che sta facendo è di ricostruire la memoria di questo evento attraverso operazioni che vanno dall'analisi del paesaggio e a come quel paesaggio si è trasformato per via di quell'evento storico, quindi dalla qualità delle piante che sono nate dalla decomposizione dei cadaveri fino, diciamo così, alla conservazione degli edifici che lì si trovavano e che nel frattempo, per esempio, erano stati adibiti a ospedali psichiatrici, eccetera. Quindi io mi dovevo occupare, insieme allo studio, di uno di questi edifici e di questa, diciamo, costruzione di una memoria storica che interessava sia i manufatti architettonici ma anche il paesaggio stesso. Purtroppo quello è un progetto che tra l'altro era molto in contatto con quello che stavamo facendo per il padiglione russo, cioè? Perché la fondazione era una fondazione russo-ucraina, quindi si era... All'epoca, quando, diciamo, questo dialogo era possibile, le due cose avevano, diciamo, un certo tipo di osmosi. Alcune persone coinvolte nel padiglione russo erano coinvolte anche dalla fondazione a Kiev. Ma vuoi dire che esiste ancora una comunità ebraica in Ucraina? Beh, Zelensky lo è. Beh, sì. Che dialoga con una sua omologa russa? Di sicuro, sì. Non sono scappati tutti in Israele negli anni 90? Molti sono scappati, ma esiste ancora, chiaramente. In ogni caso, lì... Il simbolo della fine di quei progetti, almeno, vabbè, il padiglione russo è avvenuto prima dell'invasione, quindi poi è stato chiuso e basta. Il progetto invece di Baminyar, che è un progetto super affascinante, se non ricordo male, è un ex ospedale psichiatrico, l'edificio. Un padiglione di un ex ospedale psichiatrico che doveva diventare, diciamo così, parte di questa fondazione che era soprattutto votata non tanto a fare delle mostre, ma a coinvolgere la comunità nella costruzione di questa memoria. Quindi era uno spazio fondamentalmente pubblico contenuto all'interno di questo padiglione dell'ex ospedale. Lì c'è questa immagine famosissima che è girata sui social molto, diciamo, del bombardamento della torre della televisione ucraina, che era esattamente sulla rovina di Baminyar, che ha decretato la fine di tutti quei progetti che si sono purtroppo interrotti. Forse si sarebbero interrotti comunque? Io avrei sperato di no, e molte persone avrebbero sperato di no. Però forse in effetti sì, già si parla della ricostruzione, già alcuni architetti si sono lanciati, ma anche Domus già nel fine del 43, inizio del 44 comincia a pubblicare dei progetti per la ricostruzione, cioè il portato delle guerre è sempre il grande affare della ricostruzione. Ora, lì da ricostruire c'è di sicuro, visto che molto è stato bombardato, ma per tornare invece a noi, all'Italia, c'è un patrimonio inabitato, sottoutilizzato, soprattutto nelle città. Secondo te come si può provocare una reazione che renda le nostre città un po' più vivibili per tutti? Cioè che non siano solo gli edifici da 25.000 euro al metro quadro, dove ovviamente fai 9 appartamenti, perché tanto non è che ci siano poi così tante persone che possano spendere quella cifra, mentre decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, hanno bisogno di alloggi accessibili. È una domanda molto difficile in questo momento storico. Penso si debba cercare di aumentare il potenziale della nostra immaginazione. È strano pensare che le città siano fatte soltanto di torri per uffici e non di studentati, per esempio.
È strano pensare. Insomma, se fai gli studentati e poi le stanze costano 900 euro al mese. Però se ne fai tanti puoi anche differenziare il tipo di offerta che poni sul mercato. È strano pensare, diciamo così, che gli sviluppatori abbiano in mente tre o quattro tipologie, mentre invece le tipologie di architettura sono centinaia con cui lavorare. Quindi è come se la finanza abbia in qualche modo trasformato tutto in un imbuto in cui le soluzioni possibili per lo sviluppo delle città siano poche, mentre invece, come sappiamo dalla storia della nostra disciplina, sono tantissime e bisognerebbe forse attingere di più a tutto, diciamo così, il patrimonio architettonico, ma anche di immaginazione sociale con cui le nostre città sono state costruite. Tornando ad House Europe, è una piccolissima iniziativa che però si propone quantomeno di operare dove bisogna operare, e cioè nella governance. Purtroppo se non accediamo a, come dire, al policy making, quindi alla costruzione di come vengono scritte le leggi che ci riguardano, saremo sempre degli operatori passivi. Ed è lì la questione. Bisogna armarsi fondamentalmente della voglia di entrare nella specificità della complessità delle architetture legislative e capire cosa poter proporre. È una cosa molto difficile, sì. Richiede tempo, richiede sforzi da parte delle accademie, delle università, dei professionisti, ma quello, diciamo così, House Europe è un piccolissimo esempio, ce ne sono tanti altri, di, diciamo così, un ecosistema che si aggrega e cerca di portare delle proposte. Chiaramente negoziate con degli avvocati, con dei legislatori, in maniera tale da renderle, come si direbbe in inglese, actionable immediatamente. Dopodiché è chiaro che, diciamo, la tua domanda poi va un po' a monte e bisognerebbe poi indagare se la politica in quanto tale ha ancora un potere decisionale sulle nostre città. Ed è quella la domanda fondamentale. Ma punto di domanda resta. Direi che relativamente a questa parte forse possiamo fermarci, fatto salvo che proprio l'altro ieri, come ti dicevo poco fa, ho letto un articolo su un signore che acquista un edificio prefabbricato nella ex DDR, nella Germania dell'Est, degli anni 70, lo vuole ristrutturare, va in banca e gli dicono che non gli daranno mai il prestito per fare la ristrutturazione di quel tipo di edificio, e questo è un po' un problema, perché poi alla fine riescono a ottenerlo a un tasso relativamente vantaggioso solo per una quota dell'investimento, però decidono di andare avanti e trasformano questa che era una casa prefabbricata in cemento DDR vicino a una ex miniera in un appartamentino, anzi in due appartamenti Airbnb vicino a quello che oggi è un parco a est di Berlino. Va bene, questo è come va il nostro mondo, ma la cosa interessante è che sono riusciti, mi ricollego a quello che dicevi sugli archivi, a fare questo lavoro perché l'architetto che se n'è occupato aveva avuto accesso ai disegni sulle strutture di questi prefabbricati, per cui ha spiegato loro che forse dovevano mettere delle travi di rinforzo per abbattere le partiture interne, perché altrimenti rischiavano che gli cadesse in testa. Quindi in realtà questo ha conferma di quello che dicevi, che approcciare il costruito per rimetterlo in funzione, quindi ha un problema legato al suo finanziamento, ma anche un problema legato alla conoscenza costruttiva di quelle. È molto difficile, cioè implica un approccio, diciamo così, meno iconico e più strategico, meno formale e più di ricerca, per dire. Però è anche molto necessario e porta dei risultati assolutamente sorprendenti. Va bene, prima di chiudere, siamo alla fiera della piastrella. Che mi dici delle ceramiche? Allora, io come sono materiale di origine siciliana, come sai, quindi sono cresciuto a contatto, diciamo, con diverse tipi di ceramiche, soprattutto artigianali, per non parlare di quelle storiche, eccetera. Quindi è un materiale che è sempre stato, diciamo, nel mio immaginario.
avuto occasione di usarlo come architetto. Sto usando adesso molto in questo progetto impossibile, colossale, che è la ristrutturazione del mio piccolissimo appartamento. E poi, vabbè, ho fatto vedere prima, ovviamente abbiamo usato diversi materiali ceramici anche all'interno del progetto di Roma, del recupero delle Rinascenti di Franco Albini e Franca Elg. Quindi è un materiale di cui peraltro abbiamo campionari immensi all'interno dello studio. Cioè, si dice che sia uno dei materiali più sostenibili. È un materiale estremamente sostenibile perché è un materiale estremamente durevole, in più può essere prodotto adesso attraverso, diciamo così, tecnologie più sostenibili, a un tasso energetico più basso, quindi è un materiale del passato, è un materiale del passato decisamente proiettato al futuro. Ci piace. Grazie. Se c'è qualche domanda, siamo qua ancora per qualche minuto. Silenzio di tomba. Silenzio di tomba, o siamo stati molto convincenti oppure non abbastanza stimolanti. In ogni caso vi ringrazio tutti. Grazie.